Una buona serata, ben ritrovati con Proteramo, eccezionalmente di mercoledì perché si è conclusa da poco la gara del Ceravolo tra Catanzaro e Teramo. È arrivata la prima sconfitta in campionato per gli uomini di Massimo Paci, 1-0, gol al minuto 72 di Carlini. Ovviamente rivedremo le immagini, sentiremo le conferenze stampa post gara, faremo un po' un'analisi, le pagelle insieme ai nostri ospiti, insieme a voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060 per questa, insomma, che è stata una partita, possiamo dirlo, con un Teramo sottotono, super Lewandowski, ma poi per il resto molte insufficienze, poi lo vedremo. Peraltro questa era la gara dopo il weekend di pausa che faceva sì che il Teramo cominciasse un ciclo davvero di fuoco, perché poi domenica alle 14 ci sarà la gara in casa contro il Catania. Il mercoledì prossimo, ed ecco perché già vi dico che saremo in onda anche di mercoledì della prossima settimana, ci sarà il recupero della gara non disputata ad inizio campionato contro il Foggia. Ma stasera atteniamoci a Catanzaro Teramo, lo faremo con i nostri ospiti, il tabellone luminoso del gioco dei quattro con Maurizio Daguin, regia che saluto ma ovviamente muto, non solo perché ha la mascherina, con Francesco, Ania e Andrea. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ben ritrovati! Si sta giocando, perché oggi in realtà era un turno infrasettimanale di campionato, si sta giocando Potenza Bari. Vediamo i risultati però che sono maturati in questo campionato, dove ci sono tantissimi rinvii, lo vedete, Casertana Vibonese e Catania Bisceglie. Domani alle 15 si gioca Juve Stabia Palermo, le partite di oggi: Foggia Turris 2-0, doppietta di Curcio per il Foggia e Longo e Pandolfi per la Turris. Peraltro Pandolfi, che è un centravanti che avevo visto qualche settimana fa e mi era piaciuto peraltro particolarmente. Ternana Virtus Francavilla 1-0, gol di Aniello Salzano, con la Ternana che si conferma prima forza del campionato e sta prendendo davvero il largo. Come detto, il gol di Carlini punisce il Teramo. Catanzaro Teramo 1-0, Monopoli Viterbese 1-1, Arena per il vantaggio del Monopoli, il pareggio di Tuncarà nel finale per la Viterbese. Stesso punteggio al Marcello Torre di Pagani tra Paganese e Avellino, gol sul rigore di Diop, pareggio di Aloi per l'Avellino. Potenza Bari sono sullo 0-0, vediamo le formazioni. Ovviamente in questa giornata riposava la Cavese, come avete visto nella sovraimpressione. Andiamo a vedere quelli che sono gli 11 da una parte e dall'altra, con il Potenza che schiera un 3-5-1-1 con Marcheggiani tra i pali, con Son, Di Somma e Coccia in difesa, Viteritti, Coppola, Sandri, Ricci e Panico a centrocampo, Volpe e Cianci in attacco. Peraltro Cianci che gioca contro la squadra della sua città, perché lui, insomma, è barese e gioca allo stadio Viviani, contro il suo, tra virgolette, Bari, che risponde con il 3-4-3, Frattali tra i pali, Celianto, Sabbione e Perrotta in difesa, Ciofani, Maita, Derisio e Semenzato a centrocampo, Marras, Candellone e Dursi in attacco. Vediamo la classifica, poi ovviamente vi daremo gli aggiornamenti sulla gara del Viviani. Ternana 24 punti, il Bari 18, perché in questo momento il software assegna già un punto al Bari, così come lo assegna al Potenza. 17 punti per il Teramo, 15 per Avellino, Turris e Catanzaro, 13 per la Juve Stabia, 10 per Foggia, Potenza e Paganese, 9 punti per Vibonese, Catania e Monopoli, 8 per la Virtus Francavilla, 7 per il Bisceglie e la Viterbese, 6 per la Casertana, 5 per la Cavese, 3 per il Palermo. È inutile che vi diciamo le gare che si sono giocate oppure no, guardate quanti diavolo di asterischi ci sono, capite da soli che per arrivare ad essere in pari e vedere una classifica davvero definita ci vorrà tanto tanto tempo. Quindi chiaramente tutte le classifiche che vedete prendetele comunque con il beneficio del fatto che ci sono delle gare ancora da recuperare. Il Teramo ha, per esempio, quello che vi ho detto prima, in casa contro il Foggia di mercoledì prossimo. Francesco, che gara hai visto questo pomeriggio al Ceravolo? Beh, una gara brutta per il Teramo. Intanto dico subito che io ci metterei la firma potendo registrare una sconfitta ogni 10 partite, anzi una sconfitta alla decima partita. Se adesso ne facciamo di nuovo,
9, così, e poi c'è una sconfitta. Al di là di quello che vuole mettere in risalto l'ottimo comportamento sin qui del Teramo, che davanti agli occhi di tutti non si è visto certamente il miglior Teramo. Catanzaro si sapeva che è una squadra in ripresa, una squadra formata da ottimi giocatori. Basta considerare che sono usciti a un certo punto della gara Di Massimo ed Evacuo, tra l'altro Di Massimo buona prestazione, e al loro posto sono entrati Curiale e Di Piazza, che farebbero i titolari in qualunque squadra di questo girone, forse eccezione fatta per Bari e magari Ternana. C'è poi entrato anche Corapi, altro giocatore che parte dalla panchina, quindi insomma stiamo parlando di una signora squadra, quindi non è che il Teramo ha perso con una squadra qualunque. Il Catanzaro ha dimostrato la sua forza, il Teramo non è riuscito a ripetere nemmeno una delle 9 prestazioni precedenti. Forse sarebbe bastata la meno brillante delle 9 prestazioni precedenti per vedere un Teramo magari conquistare un risultato positivo, almeno un pareggio. E poi peccato che non ci sia stata, a conferma della serata no tutto sommato del Teramo, nemmeno una reazione, come possiamo dire, veemente, con la costruzione almeno di qualche occasione da gol dopo essere andati sotto nel punteggio. Punta a capo e si riparte adesso con 2 gare consecutive in casa, sempre con rinnovata fiducia, con la stessa fiducia, certo, che si aveva su questa squadra fino a prima di questa giornata. Ok, ragazzi, vi faccio commentare il messaggio che ci è arrivato da casa da un nostro telespettatore che saluto, perché la domanda è duplice: qual è stato il problema del Teramo questa sera e se si è sentita l'assenza di una prima punta? Ci ha richiesto anche risposte non scontate. E allora, Ania e Andrea, se è riuscito a rispondere ad entrambe le considerazioni del nostro telespettatore a casa, senza, come ci ha chiesto, risposte scontate, qual è stato il problema e se sarebbe servita una prima punta? Vai, Ania. Da come insomma sono state le parole dell'antivigilia di Paci, io pensavo ad una gara un po' più controllata nel primo tempo da parte del Teramo, perché il tecnico aveva appunto detto che pensava ci potesse essere un calo fisico nella ripresa, presumibilmente la parte del Catanzaro, che era reduce da 3 gare in 8 giorni giocate, mentre il Teramo appunto aveva osservato un turno di riposo domenica scorsa per via dell'escursione del Trapani. E quindi pensavo che insomma questi ritmi un po' compassati del Teramo, che invece ci ha abituato a essere un po' più brillante anche negli scambi rapidi, nei pressi dell'area, non ci fossero, perché fosse una strategia di gara. Però vedendo quell'occasione di Carlini dopo 20 secondi, vedendo Di Massimo dopo 26 minuti avere quell'occasione, pensavo che il ritmo un po' compassato venisse meno e anche quella tattica magari un po' iniziale venisse cambiata, perché evidentemente il Catanzaro si sta facendo pericoloso, cosa che non è stata. Quindi evidentemente è mancato qualcosa al Teramo, probabilmente anche dal punto di vista fisico, perché nella ripresa poi effettivamente, quando il Catanzaro un po' è calato, è tornato su di ritmo dopo 20 minuti, il Teramo sembrava poter dare un approccio diverso all'inizio ripresa, ma poi effettivamente, a parte un colpo di testa di Piacentini che abbiamo visto poco fa, c'è stato poco nulla. Quindi evidentemente nel cambiare, effettivamente il Teramo non c'è mai riuscito. Il Catanzaro di contro non è mai calato fisicamente, quindi non vorrei che questo approccio alla gara, magari pensando appunto e sperando nella stanchezza dell'avversario, abbia un po' condizionato nella testa il Teramo, e poi fisicamente non è stato magari neanche assistito come era lecito attendersi dopo 10 giorni di riposo. Non ricordo la prima punta. Questa è una
è una caratteristica che purtroppo manca al Teramo, che l'abbiamo già evidenziato. Finora con la ormai nota cooperativa del gol si è un po' nascosto questa problematica, tra virgolette, che però potrebbe venire effettivamente fuori se non si riesce a segnare. Non c'è effettivamente un attaccante di riferimento che possa garantire, almeno in teoria sulla carta, un gol, un campionato di cifra. Quindi è una problematica che esiste. Andrea? Sulla punta non mi esprimo perché dovrei ripetere i concetti già detti nelle scorse puntate, ma su Pinsauti sapete come la penso. L'unica cosa che aggiungo è che probabilmente si avvicina il momento di provare Bonino titolare. Non so se sarà la risoluzione del problema, però potrebbe arrivare il suo momento a breve, perché qualcosina fa intravedere, non è ancora sufficiente, però vediamolo alla lunga, comunque con un'ora di partita, con 70 minuti di partita. A me è sembrato che il Teramo questa sera abbia giocato senza cattiveria, una squadra che non aveva il fuoco negli occhi, e questo si è visto durante tutti i 90 minuti, e forse anche per questo che la maggiore freschezza o presunta tale del Teramo, che aveva riposato nell'ultimo turno, non si è vista questa maggiore freschezza, proprio perché a mio avviso probabilmente questa squadra pensava, giocando anche senza la giusta intensità, di poter fare risultato forte del fatto che gira bene. Ma mentre a Pagani la squadra, senza fare granché come questa sera, però aveva lottato e ci aveva creduto, perché era tra le due le squadre che più pensava e credeva di poterla vincere, e pur non avendo creato nulla nell'ultima mezz'ora, con quella mischia l'ha portata a casa, ma ci stava credendo il Teramo, ripeto, senza produrre granché. Questa sera la squadra non solo non ha prodotto nulla dal punto di vista offensivo, ma l'ho vista piuttosto abulica. Il Catanzaro ha avuto un grande merito, non solo di spingere, di crederci, ma di farlo con costrutto, perché il Teramo avrebbe potuto approfittare di un eccessivo sbilanciamento del Catanzaro, che voleva dare seguito alla vittoria di Avellino. Invece il Catanzaro ha dato vita a delle manovre piuttosto avvolgenti, ma senza squilibrarsi eccessivamente. Quindi alla lunga questo atteggiamento ha pagato, e ripeto, il Teramo non ci ha messo cattiveria, non ha lottato per quello che la squadra può fare, e questa volta non è arrivata neanche la zampata tipo Pinsauti a Potenza per cambiare le sorti, perché quella partita di Potenza, e io l'avevo notato già quella sera, ricalcava sulla falsa riga quella di questa sera. L'Eurogol di Pinsauti aveva cambiato l'inerzia degli ultimi 20 minuti, però questa sera l'episodio che ha rimesso in carreggiata il Teramo non è arrivato, e alla fine il Catanzaro ha meritato di vincere la partita. Un nostro telespettatore da casa, giustamente, Ania, perché è stata anche una tua domanda a Paci poco fa, Paci che tra poco sentiremo, ci ha scritto, insomma, si capiva un po' dalla conferenza stampa di presentazione che forse questa partita sarebbe andata un po' male, questo fatto di rivolgersi al secondo tempo perché il Catanzaro sarebbe sceso, invece il Catanzaro ha addirittura accelerato nel secondo tempo. In fase di preparazione pensi che il Teramo l'abbia veramente preparata così, dicendo vabbè, poi tanto il secondo tempo questi mollano, e invece il secondo tempo il Catanzaro ha prodotto forse anche qualcosa in più rispetto al primo? Sì, è un po' quello che ho detto poc'anzi, cioè non vorrei che questo approccio magari un po' compassato nel primo tempo, e che poi è andato avanti alla fine anche nella ripresa, fosse dovuto proprio al fatto del pensiero del dire ok, loro hanno giocato 3 gare in 8 giorni, noi siamo stati a riposo, basta aspettare un po', basta stare un po' accorti, abbiamo la difesa migliore del campionato e nella ripresa riusciremo in qualche modo, insomma, a segnare o comunque a fare qualcosina, a renderci più pericolosi, sperando e aspettando appunto il calo fisico del Catanzaro. Questo poi effettivamente non è accaduto, e magari quando poteva accadere il Teramo non è riuscito effettivamente ad accelerare. Dai cambi, se
secondo me ha trovato quello che sperava. Bonino più o meno insomma non ha non è riuscito a incidere, ma soprattutto magari sperava di poter cambiare l'inerzia puntando molto sulla velocità con K, poi verso la fine con Di Francesco, ma di fatto non sono mai riusciti a saltare l'uomo, quindi di conseguenza anche provare a rendersi pericolosi e a cambiare a un po' a rivitalizzare l'attacco non ci sono riusciti. Magari Paci puntava un po' sulla gioventù, di contro il Catanzaro con tre gare in 8 giorni sulle gambe, con un po' più di esperienza, pensava invece di poter reggere. Purtroppo in questo caso non è andata bene, perché magari quel calo che ci si poteva attendere sulla carta dal 60° in poi, anche puntando poi sulla gioventù dei cambi, non ha prodotto effettivamente risultati sperati. Ecco. Andrea, che mi stai facendo vedere che cos'è quello? Aspetta che tra un po' lo vediamo. Chi è? Ha segnato con la nazionale un tale Bernardeschi. Ah, pensa un po'. Vabbè. Fermati, perché adesso. Aspetta, no. Non fare così. Ti posso far vedere le pagelle. Dai, è una notizia, Francesco. Una notizia, esatto. E c'è anche la storia. Vogliamo ripartire dal 63. Maurizio, prima squadra italiana. Facciamo vedere le pagelle, se no non ne veniamo fuori. Facciamo vedere le pagelle. Allora, eccole qua. Adesso puoi riaprire, si sono calmati. Eccole qua. Francesco, sei d'accordo? Queste sono fatte a 6 mani, eh? Lewandowski 6. Lewandowski 8. Ah, beh, va bene, io mo qua. Ok, tu lo vedi giustamente piccolo. Lewandowski 8, come sei? Piccolo, col ha fatto 2 o 3 interventi che sono da. Tendardini 6, mezzo voto di più, perché ha giocato male come Piacentini e Iotti. Anche questo, oggi la difesa non è stata all'altezza in varie situazioni tattiche, ma dovremmo avere 3 ore di tempo per entrare veramente nei dettagli tecnici e tattici. Oltre alle solite Arrigoni per esempio è stato bravo, però è sull'azione, adesso che rivedremo le immagini sull'azione del gol, Arrigoni è un altro di quelli che è andato verso dove si svolge l'azione e si è dimenticato alle spalle Carlini, poi fra poco prima voglio che si veda, anzi lo dico subito a proposito di Carlini, al 7° della ripresa vedrete fallo di mano a centrocampo di Carlini, che era già ammonito, meritava il secondo fallo. Ce l'abbiamo, eccolo qua. Allora, no. Carlini già ammonito, passaggio orizzontale di Santoro, Carlini la tocca, tra un po' lo vedremo meglio. Non è un attenuante, un dato di con fatto. Il braccio, Carlini era già ammonito. La cosa che mi ha un po' stupito è che i giocatori del Teramo nessuno protesta. Scusa, non è la prima volta, ma non è da ammonizione. Non è da ammonizione. Cioè, per quanto mi riguarda, può tranquillamente non essere da ammonizione, perché non è un'azione pericolosa, non mi sembra un intervento volontario, non sta interrompendo un'azione di ripartenza del Teramo, è un contatto col braccio, ma non c'è. Non ci sono i crismi per una seconda ammonizione, a mio avviso. Forse anche per quello che i giocatori del Teramo non protestano, perché è un fallo di mano, ma il fallo di natura normale. Andrea, si può essere d'accordo più con la tua analisi che con la mia, certamente. Il fatto che non protestano è una questione che è un episodio non eclatante, e poi a mo' di battuta, tanto gliel'ho detto prima della trasmissione a Jacopo, ci stanno squadre e squadre, quelle di Milano con la maglia nera azzurra protestano pure se gli dici sbrigati a fare la pipì dai tempi di Mourinho. Andiamo avanti, mi rimetti le pagelle per favore? Sì, poi dobbiamo rispondere Maurizio a questo messaggio, me lo sto segnando, lo dico all'amico da casa. Qual è Tendardini 5,5 per i miei gusti, Arrigoni 6, Santoro 6,5 sì, Ilario oggi mi dispiace ma la sufficienza non la merita, Mungo 5,5 anche troppo, 5, come Costa Ferrera e come Pinzauti, che
fa un lavoro importante, un lavoro, chiamiamolo sporco, collabora alla manovra offensiva, però... Allora, fatemi rispondere subito a questo messaggio. Perché qualche volta in porta, oggi nemmeno quello abbiamo fatto, il portiere del Catanzaro mi sembra che non è che sia stato impegnato tanto severamente. Fatemi dare una risposta immediata al nostro telespettatore che ha detto nella parte finale forse c'è un rigore per noi. È chiaro che messa così, parte finale, forse io ho individuato a mente l'episodio, un cross che arriva da sinistra con un contrasto sulla linea di fondo in cui c'è un giocatore, se non erro Fazio, che forse tocca il pallone con il braccio intorno alla linea di fondo, ma veramente parliamo di... anche in quel caso veramente sarebbe forse stato... Spalla, se non ricordo male. Spalla, vero? Spalla, se non ricordo male. Esatto. Così come, spalla, ecco. Così come vediamo anche l'episodio del primo tempo del presunto fallo di mano in area, il probabile rigore su cui qualcuno ha protestato dei giocatori del Teramo, il cross di Diakité, Martinelli ha il braccio dietro la schiena, non ne parliamo nemmeno, nel senso poi Pace ha detto sì è vero, qualche volta bisogna farsi sentire, ecco, però poi c'è anche un fallo, Francesco, che tu mi hai segnalato di evacuo su Santoro che probabilmente era da ammonizione, nulla di più, eccolo qua. Cioè... No, attenzione, non sono delle... questi episodi che io ho segnalato non noi sono... abbiamo allargato più possibile le immagini, infatti vedete che Catanzaro Teramo è gigantesco. La ma scritta... non sono delle scusanti per la sconfitta, perché resta la prestazione. Non no, ma non, sarebbero, non lo sarebbero comunque, perché non c'è nulla di... Non c'è nulla di incredibile in questi episodi, dai. Sì, sì, questa è una munizione, ci mancherebbe solo quello. Stavo dicendo mica che ci poteva stare l'espulsione. Sono degli episodi che però, ripeto, nulla tolgono agli meriti del Teramo e nulla tolgono ai meriti del Catanzaro. Bisogna essere corretti. Andrea, Ania ci hanno scritto Paci sta provando a rivitalizzare Mungo, però poi vedendolo effettivamente, almeno per secondo il nostro telespettatore, si vede che ci sta provando in tutti i modi, ma questo è un giocatore che probabilmente ci scrive scalderà parecchio la panchina, siete d'accordo? Sì. Eppure io oggi non l'ho visto così male Mungo. Io nelle difficoltà che ha avuto il Teramo questa sera, Mungo mi è sembrato tra i più brillanti, ha fatto qualcosa di interessante. Il problema, secondo come, insomma, per come l'ho vista io, è che non ha avuto la giusta assistenza, perché Costa Ferreira ha giocato chiaramente al di sotto delle sue prerogative. Ilari ha disputato probabilmente la peggiore partita da inizio stagione. Pinzauti fa il solito lavoro. Mungo effettivamente non è che avesse granché di compagni con cui dialogare, stando alle prestazioni degli altri, però io gli ho visto fare degli spunti con una certa rapidità anche sullo stretto che da un pezzo non li vedevo fare, quindi intravedo qualcosa. È chiaro che poi lo confrontiamo con Bombaggi, che è esclusivo anche come passaggio gol, come tiro in porta, è chiaro che lì la mancanza di Bombaggi la si sente. Però io comunque questa sera devo dire che se potessi in parte lo salverei. Anya? Ma io ho sempre nella testa, insomma, che Mungo possa fare molto di più rispetto a quanto fatto comunque nell'arco di una stagione e 8 gare finora giocate con il Teramo, quindi per quello che per come è arrivato, per come è stato presentato, per come è anche l'ingaggio insomma del giocatore, se vogliamo proprio andare a parlare di discorsi spiccioli, e anche soprattutto per quella che è la qualità del centrocampista, io penso che possa fare molto di più. È chiaro che detto oggi può sembrare abbastanza scontato dopo una sconfitta, però in generale penso che con l'assenza di Bombaggi Mungo ne abbia poco approfittato di questa mancanza, ecco, per cercare di essere un po' più incisivo. Da lui mi aspetto molto di più, sta facendo
secondo me bene in fase di non possesso, perché comunque corre, si sacrifica e dà una grossa mano quando non è in possesso del pallone. In possesso del pallone, con le sue qualità, con le sue doti, anche magari con un pizzico di personalità in più che ci si aspetta da lui, mi piacerebbe vederla, ecco, mi piacerebbe vedere qualcosa in più. Oh, tra poco sentiamo Paci prima di andare in pubblicità. Francesco, scusami, fammi rispondere. Allora, ci chiedono, ma Bombaggi ha ancora mal di schiena? Così ci viene riferito un messaggio di qualche minuto fa. E quindi questo è quanto. Poi rispondiamo sul merito dei cinque campi. Dei cinque cambi che Paci non farebbe. Però intanto ce l'andiamo ad ascoltare, conferenza post-gara. Non sono calati fisicamente, hanno retto perché volevano fortemente portare a casa la partita, e poi dopo quando hanno trovato l'1-0 sono riusciti con il carattere ad aumentare le forze, e quindi no, ci aspettavamo un calo fisico da parte loro che non è avvenuto. La partita non abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello per venire qua in questi campi e vincere. La prestazione deve essere di altissimo livello, devi fare la partita della vita, e noi oggi non ci siamo riusciti, ma questo credo che faccia parte di un normale processo di crescita. Non è dal punto di vista tecnico, perché i ragazzi sono forti, validi, e questa squadra secondo me ha le capacità di giocarsela con tutte. È proprio dal punto di vista emotivo che la squadra deve maturare, perché quando viene in questi campi deve avere la lucidità, l'equilibrio. E il Catanzaro è una squadra forte, una squadra che è costruita per le prime posizioni della classifica, e si vede dai giocatori, ma non per questo noi non possiamo competere al loro livello. È proprio un discorso di prestazione, che la nostra prestazione non è stata una prestazione la migliore prestazione che potevamo offrire stasera, e questo è un po' il discorso, perché se vieni qua in questo campo contro una squadra così forte e non riesci ad essere il massimo, è normale che subisci, perché loro sono forti, e quindi passa tutto per un normale percorso di crescita, ripeto, dal punto di vista mentale, che noi arriveremo a giocarci queste partite, questo ne sono sicuro. Queste partite fanno parte del normale processo e devono servire per far capire che l'aspetto emotivo, quando vieni in questi campi, è determinante. Ogni tanto bisogna farsi sentire. Probabilmente se ci avessero dato uno di questi tre episodi, magari la partita poteva cambiare, perché le partite cambiano. Le partite, anche se come a Pagani, se non fai la partita della vita, non è detto che debba perdere. Anzi, quando sento ci sta la sconfitta, a me questa cosa stona un po', perché la sconfitta non ci sta. Il discorso è un altro, dove io porto l'attenzione al fatto che noi dovremmo arrivare ad essere maturi per giocare questo tipo di partite, e sono sicuro che noi ci arriveremo. Oggi magari la squadra ha dimostrato che ancora manca di quella tranquillità e lucidità di giocare la palla in fase di possesso, e di venire in questi campi ed essere la migliore squadra che possiamo essere. Ma ci arriveremo con l'equilibrio, con il lavoro. Già da domani, noi l'unica cosa che possiamo fare è domani andare al campo e dare il 100% per preparare la prossima partita. Di più non possiamo fare, tutto qui. Io rimango molto equilibrato, perché so che per venire qua devi avere la maturità tale di giocare la partita sia in fase di non possesso, ma anche in fase di possesso. E ci vuole tempo, perché di fronte abbiamo incontrato una grande squadra, un'ottima squadra, e quindi io credo che faccia tutto parte della normalità. Noi dobbiamo continuare sulla nostra linea, sulle nostre idee di gioco, senza cambiare idea, senza cambiare pensiero, perché il lavoro nostro sta proprio lì, migliorare. Ma non è il discorso tecnico oggi, è proprio un discorso di emotività alla partita, perché serve più carattere, che i giocatori hanno, ma bisogna farlo vedere in tutte le partite, in tutti i campi. Ecco, questo significa essere maturi. Oggi siamo un filino indietro, ma arriveremo, sono sicuro di questo. Penso che sia proprio un discorso di squadra, perché siamo andati a Bari e
siamo riusciti a fare la partita in tutti i campi che siamo andati, siamo riusciti a fare la partita. Non è un discorso di singoli, è proprio un discorso di maturità della squadra, che oggi abbiamo dimostrato che ancora siamo un po' indietro per giocarci queste partite. Non è detto che dobbiamo perderle queste partite. Oggi l'abbiamo persa perché gli avversari hanno giocato meglio di noi, ma non è detto che la prossima volta, pur non giocando una gran partita, dovremmo perdere, perché è la mentalità che fa la differenza in una squadra. Possiamo anche giocare non bene, ma la partita va portata a casa, e da questo punto di vista non dobbiamo scappare. E quindi è proprio un discorso di squadra, di maturità di tutta la squadra, perché la fase di possesso è una fase collettiva che parte dai difensori centrali, ai terzini, ai mediani, e poi si sviluppa con gli attaccanti, che sono gli ultimi i riferitori del gioco, che probabilmente sono i giocatori più importanti, ma mi soffermerei proprio sul collettivo e non sui singoli. Paragonavo questa partita al Bari perché lo spessore del Catanzaro e la squadra è stata costruita per le prime posizioni come il Bari, e quindi per quello l'ho paragonata al Bari. La differenza è stata che a Bari abbiamo avuto un po' più di carattere, un po' più di coraggio nell'affrontare ogni singola situazione che veniva in campo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Oggi siamo stati un po' timorosi, secondo me, soprattutto nella gestione della palla, ma non è, ripeto, un discorso tecnico, perché i giocatori del Teramo sono forti e non li cambierei con nessun altro giocatore di altre squadre. È proprio un discorso emotivo, che la palla la devo volere, devo volerla giocare, mi devo assumere le mie responsabilità. È il discorso che in casa o in altri campi è più semplice, qui è un po' più complesso, e quindi ci vorrà ancora un po' più di tempo per arrivare a quel tipo di maturità, ma sono sicuro che ci arriveremo col lavoro, di questo ne sono convinto, come ero convinto del potenziale della squadra. Sono convinto che noi tra un po' di tempo arriveremo a giocarci queste partite, a giocarcele in maniera forte, come l'abbiamo dimostrato fino ad oggi. Queste le parole di Massimo Paci in conferenza. Prima di andare in pubblicità, poi le commenteremo ovviamente. Due notizie. Allora, la prima, il vantaggio del Bari, e siamo all'intervallo a Potenza, 0-1, gol di Manuel Marras, ex Pescara. Manuel Marras al 43esimo. E poi vi faccio vedere anche una notizia che riguarda una squadra penultima in classifica, ovvero le dimissioni di Giacomo Modica, che lascia la Cavese, che comunica di aver accettato le dimissioni di Modica, che questa mattina, nonostante la volontà della società di proseguire il percorso tecnico cominciato quest'estate, ha ribadito la sua volontà di terminare qui l'esperienza in bianco-blu. A malincuore, la dirigenza prende atto della decisione ed augura al mister, con cui resta un ottimo rapporto, le migliori fortune professionali. La squadra per il momento continuerà la preparazione in vista della gara di domenica sotto la guida tecnica dell'allenatore in seconda, Michele Facciolo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco la seconda parte di Proterra. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Insomma, stiamo analizzando la sconfitta 1-0 del Ceravolo e diamo la buona serata, insomma, a chi questa sera un po' il sorriso sulle labbra lo ha, il direttore sportivo del Catanzaro, grande ex della gara, Massimo Cerri. Buonasera, direttore. Buonasera a voi, grazie per avermi invitato. Mi fa molto piacere essere qui con voi, anche perché abbiamo vinto, però sono contento di rivedere degli amici di Teramo e sarei intervenuto ugualmente, meglio con i tre punti in tasca, diciamo. Meglio con i tre punti in tasca, ma una domanda io volevo farle. A un certo punto ha cominciato a pensare che Lewandowski fosse imbattibile questa sera? No, beh, ci sono quelle partite in cui magari hai occasioni, cerchi di insomma, hai il predominio territoriale con occasioni da gol e magari non riesci a farlo, e poi dopo la legge del calcio ti punisce. E oggi invece siamo stati premiati per il lavoro che abbiamo fatto nel primo tempo e poi anche nel secondo tempo, insomma. Quindi è andata, senza nulla togliere al Teramo, che per me è un'ottima squadra, la vittoria di oggi l'abbiamo meritata. Si conferma il momento positivo del Catanzaro, vittoria ad Avellino, vittoria questa sera che, diciamo, vi riporta su una via che è quella che avevate come obiettivo all'inizio dell'anno. Insomma, questa squadra non poteva avere solo quei pochi punti, immagino. Sì, guarda, per noi Avellino è stato un crocevia importante, perché venivamo da
da due partite in cui avevamo raccolto solo un punto in casa col Palermo, che siamo stati raggiunti a due minuti dalla fine, e si stava innescando un ambiente da con bassa autostima, eravamo contrariati perché non riuscivamo a raccogliere tutto il lavoro che stavamo facendo, e poi invece la partita di Avellino ci ha ridato fiducia, ci ha ridato un'identità di gioco che abbiamo continuato stasera. E per noi la partita col Teramo era un momento molto importante per proseguire sulla vittoria di Avellino. Quindi adesso due partite, 6 punti, cambiano la classifica, la nostra classifica che prima era un po' deficitaria. Sì, la vediamo la classifica del Catanzaro, che ovviamente il direttore sicuramente avrà già visto, 15 punti con Avellino e Turris. Oh, Francesco, io ti chiedo però una cosa, adesso non so se tu quanto sia scaramantico, però insomma... Non solo quando Massimo Cerri incontra il Teramo vince sempre, l'anno scorso 2-0 a Monopoli, 0-3 al Bonolis, ma non prende mai nemmeno gol. Ecco, allora, la partita di ritorno, digli all'amico Massimo. No, si sente! No, la partita di ritorno finalmente si vince e Catanzaro becca un gol. Scusa, Vabbè, dai, se noi saremmo già, se noi avremmo già una buona classifica, magari ci potremmo pensare. Senti Massimo, ma al di là delle prestazioni più o meno buone, come hai ricordato tu un punto nelle due precedenti gare, ma Calabro, che era già in discussione, ti è sembrata una forzatura di chi lo aveva messo in discussione, oppure rientra come al solito che appena la squadra non va l'allenatore non capisce nulla? Beh, questa, quello che hai detto tu adesso, è purtroppo un motivo conduttore che viaggia spesso nelle piazze di calcio importanti, però sinceramente fare un campionato importante a Catanzaro non è facile. Questa è una piazza che ambisce a stare nelle prime posizioni, è una piazza che da molto tempo vuole tornare in Serie B, è l'unica piazza delle calabresi che non è né in B, con il Crotone in A, e quindi i tifosi qui sono molto molto esigenti, quindi mi sembra un eccesso che la panchina di Calabro sia stata in discussione. Però questa è una piazza che ti mette sotto pressione sia dal punto di vista dirigenziale, sia dal punto di vista tecnico, che anche i giocatori. Qui la maglia del Catanzaro pesa. E quindi ai primi risultati negativi escono queste voci. Senti, poi lascio ad Andrea e Ania. Bari e Ternana sono nettamente, secondo te, le più forti, o ci sarà spazio anche per qualche altra squadra, perché magari la Ternana non continuerà ad andare a questo ritmo, e se vogliamo anche il Baro, ci sarà spazio perché qualcun'altra si inserisca nella corsa per la Ternana? Noi l'abbiamo incontrata due turni fa, è una buona squadra con una rosa molto lunga e competitiva, e in questo momento sta attraversando, diciamo, un momento favorevole, sono in fiducia. Oggi, dalla partita che mi hanno raccontato col Francavilla, è stata anche un po' fortunata, perché Iannarilli alla fine ha fatto una parata e ha salvato il risultato, però la Ternana è attrezzata per stare nelle prime posizioni, il Bari pure, e queste due squadre in questo momento sembrano quelle che debbano magari giocarsi il primo posto. Però io credo che la classifica comincerà a delinearsi alla fine del girone di andata, e poi, come tu sai, a gennaio molte squadre cambiano molto e inizia un altro campionato. Noi vorremmo stare vicino alle prime posizioni per giocarci ogni possibilità nel finale di campionato. Ecco, non vorremmo staccarci molto dalla vetta. Ania, Andrea, domande per il direttore?
Ciao direttore, buonasera, ben ritrovato. La scorsa estate ci siamo sentiti diverse volte, quando si parlava un po' delle grandi partenze ipotetiche dal Teramo, insomma, di cui si vociferava tanto. Chi ti sarebbe piaciuto prendere dal Teramo appunto per portare a Catanzaro? Chi insomma ti poteva interessare un po' di più rispetto agli altri? Ma guarda, il Teramo l'anno scorso aveva tanti giocatori importanti e di valore, e quindi sai, fare dei nomi secondo me è un po' spiacevole perché voi avete tanti giocatori bravi. Io sono legato un po' particolarmente a Domenico Mungo perché l'ho avuto a Cosenza. Però avete tanti tanti altri giocatori bravi, allora era ancora Cianci, era ancora con voi. Cianci poteva essere un attaccante interessante per il Catanzaro, perché noi stavamo cercando un attaccante di quel genere, con quelle caratteristiche. Però voi avete giocatori importanti come Arrigoni, Costa Ferreira, Ilari, che sta dimostrando tutto il suo valore. Adesso avete anche scoperto questi giovani come Diakité, come Piacentini. Insomma, avete tantissimi giocatori che potrebbero far comodo a qualsiasi squadra. Andrea? Buonasera direttore, le chiedo se è stato deluso dal Teramo di questa sera o si aspettava questa squadra, e quanti meriti ci sono nel Catanzaro? Peraltro forse non l'abbiamo sottolineato, è la prima sconfitta del Teramo in campionato ed è arrivata comunque contro una signora squadra, quindi insomma anche questo va messo nella valutazione. Ma si aspettava di più dal Teramo, direttore? Guarda, questa è proprio la domanda che mi sono fatto a fine gara e magari me la farò ancora stasera per un paio di giorni, perché poi la partita me la vado a rivedere con calma. E infatti dico, secondo me oggi il Catanzaro ha limitato al massimo le giocate del Teramo, perché il Teramo è una buona squadra, io la seguo un po' per affetto e un po' anche perché nel mio girone, e quindi la seguo con attenzione e secondo me voi state facendo un grande campionato, una squadra molto organizzata, allenatore emergente. Io seguo le conferenze stampa di Mister Paci perché secondo me ha una grande capacità comunicativa, e quindi oggi dico bravi ai miei perché hanno limitato al massimo le potenzialità del Teramo, perché oggi il Teramo, ho questo dubbio, si è visto poco, diciamo meno rispetto alle altre gare, perché è stato bravo il Catanzaro o perché magari oggi il Teramo non era in giornata, e ci sta, dopo tante partite ci possa essere una giornata magari non particolarmente brillante. Però il dubbio che ho è proprio questo. Faccio i complimenti ai miei perché hanno limitato il Teramo. Direttore, l'ultimissima, poi ovviamente la salutiamo, ringraziandola ovviamente per essere stato nostro ospite. Ecco, questo probabilmente è il miglior Di Massimo che abbiamo visto nelle ultime stagioni, da San Benedetto in poi, probabilmente d'accordo, questo è l'anno della maturazione vera di questo ragazzo di cui si parlava un gran bene, che è cresciuto calcisticamente, ha mosso i primi passi nella nostra regione nel campionato di eccellenza, e stasera va davvero quasi imprendibile. Sì, guarda, Di Massimo ha delle potenzialità sia a livello fisico che tecnico da categoria superiore, secondo me ha un motore almeno da Serie B, non so la Serie A, perché poi quando tu sei in B magari alzi l'asticella e vai verificato in Serie A. È un 96 e quindi 24 anni, forse io mi auguro che quest'anno sia la stagione in cui lui possa davvero consacrarsi per andare a fare altre categorie, perché ha tutto per poterlo fare. Come notiamo anche in altre situazioni, i giovani italiani non si capisce perché, ma maturano sempre con qualche anno di ritardo. E noi ci auguriamo che quest'anno sia l'anno buono per Di Massimo. Grazie direttore per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il campionato del Catanzaro ovviamente.
Grazie a voi e in bocca al lupo al Teramo per il prosieguo del campionato. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera. Ciao. Grazie, grazie al direttore sportivo del Catanzaro Massimo Cerri. Oh, rispondiamo un po' a qualche messaggio, per esempio ci dicevano domande, vi faccio ragazzi domande flash, risposte flash, Lewandowski ci scrivevano stasera ha dimostrato di essere forse anche di categoria superiore, siete d'accordo Francesco? È bravo, sta giocando bene, evidentemente quest'anno ha tranquillità, non lo so, comunque sta andando molto molto bene. Portiere bravo, tra l'altro, stasera lo ha dimostrato, il portiere bravo è quello che se 90 minuti, per meglio dire, ancora più bravo degli altri, 90 minuti non viene mai impegnato, quando poi viene impegnato salva il risultato. Lewandowski lo sta facendo. Aia, ci chiedono, ma perché Paci non fa mai 5 cambi? Senti che domanda. Oh, ce lo scrivono da casa, mica ce lo sei inventato. Lo so, che c'entri tu? No, ma perché invece è una domanda interessante, eh? Come no? Poi credo che dipenderà ovviamente anche dalla gara, mi sembra. Forse in un'occasione, in un paio di occasioni, mi pare che lo abbia fatto. Però poi se vai a guardare anche un po' la panchina del Teramo, forse il Teramo un po' si è indebolito in panchina, ecco, se magari l'11 titolare più o meno è quello della passata stagione, anche oggi insomma alla fine era più o meno lo stesso Teramo della scorsa stagione, a parte Iotti che non era un titolare, Diakité che è arrivato la scorsa estate e Pinzauti che non c'era. In panchina invece un po' il Teramo si è indebolito, quindi magari probabilmente oltre K di Francesco, poi una volta fatto entrare Bonino, manca Gerbi, cambi per cercare di cambiare l'inizio del match, mancava Bombaggi, quindi altri cambi per provare a cambiare il match, insomma non c'erano. Assolutamente. Oh, peraltro, Andrea, proprio su questo argomento, io in settimana, qualche giorno fa, sono andato, siccome sono una specie di mini maniaco dei numeri, sono andato a vedermi i minuti di utilizzo dei vari giocatori del Teramo. Sono quelli che hanno maggiore minutaggio, poi c'è una frattura e il primo è Iotti, sono 12, sono gli 11 titolari più Mungo, sostanzialmente, che vuol dire di fatto dà ragione alla lettura che sta facendo, che ha appena fatto Ania. Sì, l'aspetto positivo è che l'allenatore individua quello che è l'11 base e l'assetto base, e questo è assolutamente positivo. Cioè, se tu alla fine di una preparazione hai un organico all'interno del quale hai ben presente quali sono le gerarchie, devi essere bravo a tenere coinvolti tutti, ma avere un 11 base ti dà grande stabilità, e quindi questo è un vantaggio. Poi devi saper coinvolgere tutti e alla bisogna devi anche attingere alla panchina, ma probabilmente in panchina non c'è molto materiale a livello tecnico, soprattutto se poi hai queste assenze, soprattutto se ti manca Bombaggi, Gerbi è infortunato, Bonino non è ancora al 100%, se vuoi cambiare passo da un punto di vista offensivo non hai tanto materiale, mentre hai più materiale in difesa, ma la difesa è il reparto che al momento dà maggiori certezze, quindi lì cambi se ci sono degli infortuni, e purtroppo Soprano in questo momento non c'è, ma quando ti viene a mancare l'ASIC c'è lo spostamento di Diakité. Però lì diciamo che il Teramo è ben coperto e avrebbe le alternative. Lì davanti ci sono maggiori incognite, quindi per cambiare passo insomma non è facile per Paci attingere alla panchina dal lato offensivo. Francesco, prima di girarti la considerazione che ci arriva da casa, prima c'era un messaggio che diceva insomma adesso finalmente i giornalisti smetteranno di chiedere mister ma qual è l'obiettivo, mister ma qual è l'obiettivo, a parte il fatto che non è vero, perché probabilmente da qui in avanti chiederemo ancora quale sarà l'obiettivo. E poi volevo sottolineare che una squadra a tutti i livelli che non ha obiettivi prende il pallone e gioca sotto il cortile, è evidente che si gioca un campionato che è per appunto una competizione, e nella competizione non puoi non avere gli obiettivi, che possono essere di vario tipo. Oh, Francesco, ti scrivono. Lo ha detto, adesso si arrabbierà Francesco, quello che hai detto tu, Jacopo, l'ha detto anche Zlatan Ibrahimovic. Io non l'ho sentito, scorsa. Ma è così. Cioè, se non hai obiettivi, sì, prendi il pallone in Super Santos e te ne vai a giocare in cortile.
Ma infatti... hanno chiesto, ma il Milan è da scudetto, come tu hai detto, e lui ha risposto così, che bisogna darsi degli obiettivi. Vabbè, ti dai gli obiettivi se hai le risorse per poter pensare a un determinato obiettivo, perché se tu restare nel nostro orticello, la Virtus Francavilla che obiettivo c'ha? Di vincere il campionato? Non ce l'ha la forza per vincere il campionato? Io per esempio tante volte quando vengono fatte queste domande... alla salvezza è comunque un obiettivo. Sì, dico, siccome si parlava di alta classifica, è ovvio, la salvezza è per tutti. Vuoi vedere che c'è una squadra che dice, per dire, la Cavese, che avete l'obiettivo di salvarvi? No, vogliamo retrocedere, mi dovete scusare, io non voglio, essere polemico. Che gli allenatori sbagliano, non ve lo voglio dire che obiettivo il problema è questo, è che questa squadra che doveva fare un campionato tranquillo è partita benissimo e quindi ha fatto pensare, fa pensare che può competere anche con le migliori, però come abbiamo detto nelle precedenti puntate non abbiamo ancora tutti gli elementi per poter, diciamo, sdoganare questo concetto e dobbiamo aspettare. Ci sono queste partite, un ciclo terribile, ci sarà anche la trasferta di Terni che sarà penso il banco di prova principale, ma già domenica vedremo per la prima volta un Teramo che viene da una sconfitta, come reagirà la squadra. Sarà un banco di prova la gara del Bonolis, lo sarà poi ancora di più la gara del Liberati, per capire realmente questa dimensione nella lettura che possiamo fare noi dall'esterno. Poi è chiaro che è anche interessante capire cosa pensa l'allenatore su dove può arrivare la squadra. Peraltro c'era in ballo quell'incontro col presidente per capire col gruppo che si era delineato dopo il mercato dove si poteva arrivare. Però aspettiamo, dobbiamo aspettare ancora le risposte del campo delle prossime partite. Assolutamente. Altra questione, buonasera. Questa sera forse il calo fisico che ci si attendeva a Catanzaro l'ho avuto il Teramo, soprattutto i centrocampisti. Sbaglio? No, probabilmente non sbagli, anzi io ho avuto l'impressione, poi magari siamo in chiusura, quindi chiedo ai miei compagni di viaggio un flash. A me è sembrato una squadra un po' sotto ritmo, ma soprattutto un po' spuntata, l'ho anche chiesto a Paci, lui ne fa una questione collettiva e sarà anche così. Però mi è sembrata davvero una squadra che facesse fatica a portare il pallone all'attaccante o comunque ai giocatori offensivi. Io non so se siete d'accordo, ditemi solo sì o no, perché altrimenti Maurizio poi dice che, che chiudo tardi. Sì, analisi perfetta, aggiungo che è la prima volta che il Teramo non segna in questo campionato. Se è vero che davanti manca, come è vero, manca il bomber nonostante i 4 gol di Ilari, è altrettanto vero che oggi la squadra non ha costruito nulla per gli attaccanti o per andare a cercare il gol con gli altri. Io sottolineo di nuovo il fatto della cattiveria che un po' è mancata a Teramo, ma voglio sottolineare un altro elemento che mi ha colpito. Il Catanzaro era una squadra, al di là di una squadra forte, quindi ci può stare la sua superiorità, ma anche una squadra più fisica, soprattutto in mezzo al campo, ma anche davanti, ma anche dietro. Cioè, non so se l'avete notato, ma il Catanzaro ha giocatori molto fisici, più fisici del Teramo. E attenzione, questo è un aspetto che va messo diciamo così in evidenza per le prossime partite, quando magari il Teramo, che è partito bene, avrà un po' meno brillantezza e dovrà fare i conti con squadre che forse sono più strutturate fisicamente. Forse anche sofferto questo il Teramo. Assolutamente. Era rivolta a Francesco la domanda, però la giro a Dania. Ci scrivono, ma allora Di Matteo, Birligeo, Soprano, che ce li abbiamo a fare in panchina? Non si può pensare di affrontare un campionato con 12 giocatori o 13, quindi ovviamente arriverà anche il loro momento. Quindi Belligea forse in questo momento è un po' tagliato fuori rispetto agli altri da quando sono arrivati Bonino e Gerbi la scorsa estate dal mercato. Di Matteo è un giocatore esperto, quindi appena Tentardini avrà bisogno di rifiatare verrà mandato in campo. Il problema, tra virgolette, credo che sia un po', anche ricollegandomi al discorso di prima, il problema, sottolineo tra virgolette, è che quando poi un allenatore trova una quadra, un equilibrio, un determinato tipo di squadra, che fino a questo momento è andata oggettivamente molto bene, fa fatica a cambiare, perché magari si ha paura di andare a toccare questo, quell'altro, di andare a modificare per evitare, cioè non lo si fa per evitare di intaccare degli equilibri che si sono trovati. Certo. Quindi magari questa sconfitta contribuirà, tra virgolette, a
far cambiare qualche valutazione a Paci nel caso fosse necessario, per magari anche modificare qualcosina o far riposare qualcuno. Assolutamente, peraltro in quell'analisi che dicevo prima, il più utilizzato è stato proprio Alberto Tentardini, che era a 810 minuti dopo l'ultima partita con la Paganese, stasera ha fatti altri 90-93 in realtà, quindi arriva a quota 900, è l'unico utilizzato in tutte le partite di campionato e Coppa Italia. Intanto vi segnalo che il Bari vince 3-0 a Potenza, ma soprattutto la cosa interessante è che praticamente hanno segnato tutti ex biancazzurri, doppietta di Marras e gol di Ciofani. Quindi praticamente è un Bari a cui manca solo probabilmente la rete di Perrotta. Va bene, ragazzi, siamo davvero in chiusura, vediamo il prossimo turno di campionato. Prima però vi faccio vedere la pagina di domani, facciamo un po' di autocelebrazione, dai. La prima pagina di domani della città: Carlini punisce un Teramo sottotono, la rete, la ripresa del consegna al Catanzaro, il successo, diavolo mai pericoloso con i giallorossi. Scendiamo in basso per vedere le parole di Massimo Paci: questo Teramo, quello che avete sentito, può ancora crescere dal punto di vista emotivo. Vediamo il prossimo turno, domenica alle 14, il Teramo gioca non alle 15 come scritto, ma alle 14. C'è stato un cambio di orario e quindi lo dico a voce, ma magari Maurizio con i suoi miracoli riuscirà anche a cambiarlo in corso d'opera. Vedo che armeggia in maniera insistente, quindi sono sicuro che tra 10 secondi al massimo ci sarà il cambio dell'orario, tra un po' lo vediamo. Avellino Monopoli, avrei la giornata Palermo Paganese, o peraltro l'altra sera veramente vedere il eccolo qua, ore 14 Teramo Catania, Palermo Paganese, vedere il Palermo con un solo giocatore in panchina è stato veramente imbarazzante, però ha fatto una grande gara contro il Catania. Vibonese Potenza, Bari Ternana, super match che è tutto da seguire davvero. Bisceglie Caserta, il Teramo ne potrebbe approfittare, il Teramo di questo scontro potrebbe approfittarne. Bisceglie Casertana, Cavese Foggia, Turris Juve Stabia, Virtus Francavilla, Catanzaro. Questo lo diciamo al netto di tutte le difficoltà Covid che ci sono adesso e che quindi porteranno quasi certamente al rinvio di qualche gara, vedrete, e purtroppo così è. Ragazzi, io vi saluto. Ciao Andrea, ciao Ania, ciao Francesco. Ciao. Ciao a tutti. Noi ci vediamo, ragazzi, mercoledì prossimo, perché mercoledì gioca di nuovo il Teramo, di mercoledì, il recupero con il Foggia. Lo so, stavolta... E non solo, stavolta sono incastrato. Potrebbe essere una bella serata per me dopo le due serate di Champions. Adesso lo so. Faccio lo sciocchino anche io in diretta. Prego. Perché il Milan gioca la Champions? Il Milan di Champions ne ha vinte, cara. E io ti auguro, siccome sei giovane, di ricordarlo. Che tu, che l'altra volta, se passa in altre 40. Prego. Anch'io mangiai ieri. Quindi, va attaccare alla dialettica la storia. La Champions, quando sfogli il libro, prego. Andrea non mi ha dato una buona notizia: prima non c'è la Champions perché riprende Italia, il mercoledì successivo. Siamo in pausa nazionale, quindi non c'è la Champions. 7 Champions, ciao. Dai, non c'è la Champions la settimana prossima. Non c'è la Champions settimana prossima. Vabbè, comunque l'appuntamento, ragazzi. Chiudete tutto, tutto l'audio. Ciao a tutti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con il Teramo che recupererà contro il Foggia il turno di campionato. E dunque vi aspettiamo ancora una volta slittando di 24 ore, perché insomma noi cerchiamo di essere aderenti quanto più possibile al match. Si sono calmati, eccoli qua tutti quanti, per fortuna. Ciao ragazzi, buonanotte, ciao Maurizio che ci ha seguito, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 21 in diretta su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonasera.